E zecchete! Ciao a tutti, io sono Luca. E sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso, come facciamo per voi? No, e arriviamo da voi, sempre dotati di mascherina. Sì. Di Baseline. Eccola. Che potete trovare sull'e-commerce in negozio. Mm. E veniamo oggi a voi con questo video perché sono finalmente arrivati i modelli nuovi di Sire. Guardate quanti ne abbiamo qua. Già, ce ne sarebbe un sacco. In particolare adesso quello che ho in mano è quello che stavo aspettando più di tutti in realtà personalmente, che è il Sire U5. U di Udine. Che bello. Non sono io che mi sono particolarmente ingrossato, ma è lui che è un 30 pollici e una scala corta. Molto interessante. Ma insieme a lui sono arrivati i V5, bellissimi. V come Vicenza. O V come va, che bello! Col corpo in lontano, tastiera manico in acero roasted. Il P10, P di Piacenza, o come... Però, che bello. L'U5, U come che Udine. Che bello. Anche... guarda, lo fanno anche in un altro colore. E il V5, come... Va che roba! Ha fatto anche uno a 5 corde. Va che roba, 5 corde. E tutta questa lineup ci è arrivata adesso. Mm-hmm. E ne abbiamo altri. Abbiamo altri che potete vedere andando sul nostro e-commerce, andando sul marchio Sire, e andate lì e li vedete tutti. E poi comunque li potete anche venire a vedere qui in negozio. E scoprire anche tutti i prezzi. Anche tutti i prezzi, esattamente. Perché non rispondiamo per politica aziendale fissata per statuto. Noi non rispondiamo a chi dice quanto costa? Prezzo. Salcusta, quanto costa questa bellezza? Perché... wow, che bello! Quanto costa? No, perché? No. Cliccare lì. Si apre il magico mondo del web alle vostre manine e potete scoprirlo da voi. Che soddisfazione c'è a fare le cose da soli? Molta soddisfazione. Nel frattempo invece vi facciamo sentire noi intanto questo strumento. Partiamo con l'U5. Ok, che bello. Partiamo senza l'ovvio. Partiamo da farvi sentire come suona. Facci sentire come suona. Yeah, con tutti e due i pick up aperti e il tono passivo aperto perché è passivo. Ah. E quindi ciappa lì. Che bello. Bello, bello. Siete fan del colore verde piastrella della nonna? Fatecelo sapere. Io sì, tutta la vita. Nonna, perché non avevi messo queste piastrelle? Avevi messo piastrelle coi fiori? Non lo sapremo mai, purtroppo, ai noi. Però questo qua in effetti lo fanno sia colore mint green che colore tobacco sunburst con un top in acero fiammato. Quinta A, dicono dalla Sire. Che bel top, signora mia. E ne fanno anche una versione natural che al momento non abbiamo, ma che arriverà. Però vi facciamo vedere questo qua verde, perché il verde è il colore dell'estate. Verde. Il colore questo estate, che ormai quando pubblicheremo questo video sarà passata già da un tempo. Non vi ricordate già più neanche dove siete andati in vacanza. E tutte quelle stories che avete fatto belle dei vostri momenti felici saranno sparite. L'U5 è il primo basso di Sire, scala corta, 30 pollici, con corpo in lontano, con questa forma che ci richiama qualcosa. Mi ricorda qualcosina mica l'aerodyne. Ha questa forma così un po' aerodinamica, un po'... non so se si riesce a vedere, vedete, un po' smussata così, che lo rende estremamente leggero. Manico e tastiera in acero laccata. Con solo la tastiera laccata, mentre invece il manico dietro ha una finitura satinata molto carina. Paletta in questo caso matched, meno male, mentre sui tobacco sunburst e sul natural non è matched. Ce ne faremo una ragione ai noi. Due pick up, uno split coil e uno single coil, sempre classici Sire. Ponte camerino normale con una bella stabilità. Cosa... zigrinate sì, e la possibilità, non so se si vede, di sia far passare
usare le corde attraverso il ponte che attraverso il corpo. A differenza del Mustang, l'ancoraggio attraverso le corde, attraverso il corpo, è così vicino da consentire di usare delle corde a scala corta normale. Ah. Quindi non dovete cercarvi le corde a scala media. Sarà un bene? Cosa buona e giusta. Cioè, secondo me è comodo. Sarà meglio, sarà peggio? Fatecelo sapere in un commento. Sarà quel che sarà. Dite, no, 32 pollici è la via corretta. Quanto costa? Quanto costa? Allora, sentiamolo adesso, sempre col tono aperto, ma sì, solamente con lo split coil. Sì, ma prima parola segreta del giorno. La parola segreta del giorno è piastrellista. Piastrellista. Per l'appunto, quello che è stato consultato da Sara, che gli ha detto: ciao, dobbiamo inventarci un nuovo colore. Io c'ho del verdino lì, che nessuno me lo chiede. Ho detto: maledetto pazzo, siamo con te. Aspettiamo i vostri commenti su piastrellista. E se siete dei piastrellisti che suonano anche il basso, fatecelo sapere. Quindi ricordiamo cosa devono fare gli amici che sono arrivati fino a qui e non hanno perso neanche un secondo del video. Devono scrivere piastrellista velocissimo. Sì. Dopodiché devono cliccare su like se vi piace, o dislike se non vi piace. Sì. Iscrivervi al canale, perché siamo in Italia. E cliccare la campanellina, così sarete avvisati di tutti i nostri video. Prima o poi escono. Più poi che prima, ma... E cosa succede se uno fa tutto questo? Che si vede i nostri niente video. Ed è un membro della società produttiva. Giocate insieme a noi. Quando faremo gli youtubers. Vabbè. Allora, sentiamo intanto com'è che suona solamente con lo split coil. Vai. E col tono aperto. Il pickup split coil mi pare che sia proprio in posizione precision. Allora, è uno strumento che ovviamente, più che voler imitare il Mustang, quindi con quel timbro molto molto vintage, vuole essere una sorta di mini PJ. Ok, quindi ha comunque un tono, sentite, sempre piuttosto vintage, bello carico di basse. Però diciamo che resta comunque sempre con una definizione bella importante, una bella quantità di alte. È uno strumento comunque che si può usare in tutte le situazioni. Potrebbe essere un ottimo strumento di conversione di chitarrista. Sì. Vero. Ad esempio, se voi siete chitarristi che siete abituati a quelle cordine piccole, quei manicini tutti piccolini, e volete finalmente iniziare a suonare uno strumento davvero duri, questo qua vi aiuta, vi avvicina un pochino. Infatti. Esattamente, vi aiuta. Oltre ad essere uno strumento che è molto comodo per chi magari appunto ha le mani un filino più piccole, e oltre ad essere uno strumento che è semplicemente figo, perché cioè, allora c'è uno strumento è così piccolo e leggero, è molto molto leggero. Adesso non saprei quantificare quanto leggero, però è leggero ed è molto molto bilanciato, perché ha l'attacco esattamente in corrispondenza del 12° tasto, che è la ricetta per avere uno strumento mediamente bilanciato. Molto bene. A differenza di molti altri style, è totalmente passivo, quindi volume del pickup al manico, volume del pickup al ponte e tono generale. E proprio il pickup al ponte adesso andremo a far sentire con il tono un po' chiuso. Sempre le solite cose faccio, mamma mia. Palle. Quelle sono. Però quelli ci sono di ci sono di tonalità, quindi sentiamo un poi il fatto di avere la scala corta comporta anche il fatto che le corde siano molto morbide. Puoi fare il bending, quindi. Per fare i bending. Così.
c'è un dipendente ad Dario che a sera ha ricevuto una staffelettata al cuore, ha detto, oh, qualcosa di orribile è successo nel mondo. Monta corde da Dario per questo. L'ho detto. E salutiamo gli amici del Ciao, Dario. Ciao, amici da Dario. Bassisti anche loro. E ovviamente, appunto, anche il, come al solito, il manico scala corta consente magari di raggiungere, avere delle estensioni con molta più facilità che normalmente sarebbe un pochino difficile ottenere. Però mantenendo sempre il timbro, che è quello di. Facci sentire lo slap. Oddio, va bene, proviamolo. Qui è semplice, qui diventa davvero una figata, sembra di essere bravissima. No, questa qua facciamo che la saltiamo. Era un PJ, esattamente, sto facendo andare tutti e due, ma poi essendoci uno split coil la potete anche fare per ottenere un suono di slap proprio alla vecchia. In generale è uno strumento estremamente versatile. Sarà che io sono fissato con gli scala corta, mi piacciono davvero tanto, ma questo è uno strumento davvero 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 interessante. Tyre sta continuando a sfornare degli strumenti bellissimi, secondo me con un rapporto qualità prezzo davvero entusiasmante. Li potete trovare da noi in negozio e già, e li potete anche acquistare e ve li potete anche ordinare spedizione in Italia inclusa nel prezzo su questi. Fateci sapere se vi è piaciuto, fateci sapere se vi piace l'idea del Tyre scala corta, magari lo stavate anche aspettando, eravate lì che guardate nei forum, dire quando è che forza. Fateci anche sapere quali di quelli nuovi vorreste sentire come prossimo, il V5, il V5 5 corde, il P10. Fatecelo sapere in un commento, scriveteci se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto e quale vorreste sentire in un prossimo video. Vabbè. Grazie mille a tutti, ci vediamo nella sezione commenti e ci vediamo qui in negozio. Yeah. Ciao, al prossimo video.